Davide Mattiello per l'ufficio di presidenza di Libera in Calabria ad incontrare tutti i territori e i referenti territoriali di Libera. Si trova a pochi chilometri da Rosarno, dove oggi è scoppiata violentemente la protesta degli immigrati e purtroppo violenta è stata anche la reazione degli abitanti di Rosarno. Davide, qual è la situazione in questo momento in Calabria? Cosa sta succedendo realmente? Io sono arrivato questa mattina, qua c'è una tensione palpabile, una grande mobilitazione. Molti dei calabresi che ho incontrato ci tengono a sostenere che non è un problema di razzismo, che c'è tanta generosità, c'è tanta prossimità nei confronti di queste persone, che nessuno fatica a definire nuovi schiavi, nessuno fa problema a riconoscere che in quello che è successo c'è di mezzo l'andrangheta. Gli interessi dell''ndrangheta nello sfruttamento di questa manodopera schiavizzata, e quindi prossimità, e quindi generosità, e quindi voglia di guardare avanti, ma, e qui sta il punto, l'esigenza di chiamare le cose con il loro nome, e quindi l'esigenza di denunciare che quello che è successo non è un problema di razzismo, ma è un problema di mancanza di diritti, è un problema di sfruttamento, è un problema di grandi interessi criminali che si coniugano con una certa economia deviata che vuole le scorciatoie a scapito della dignità della persona. Ecco perché certe dichiarazioni di oggi sembrano davvero inadeguate, e qua non si tratta di mettere pace tra due vicini di casa che hanno litigato, hanno alzato un po' la voce, si sono mandati a quel paese, quindi bisogna riportarli a più miti consigli. Qua c'è un problema di mancanza di giustizia, di mancanza di diritti, di negazione di dignità, e quindi non si tratta di sedare gli animi, si tratta di costruire giustizia, e per costruire giustizia ci vuole un'azione politica, non basta l'azione caritatevole del volontariato, che è tanto, ci vuole un'azione politica, ed è proprio quella politica l'azione che sembra più latitare. E lo sconforto maggiore che si registra quando si parla con le persone qui in Calabria, le persone di buona volontà, è proprio lo sconforto relativo all'azione della politica. Tra 3 mesi si vota in Calabria come in altre regioni, si vota a Polistena, Rosarno è commissariata, così come altri comuni della Piana, e appunto la grande mancanza sembra quella della capacità politica e anche da parte di tanti della speranza nella politica e che la politica possa cambiare le cose. Davide, i giornali hanno parlato di guerra tra poveri ed alcuni esponenti politici hanno anche parlato di degrado derivante da troppa tolleranza, sostanzialmente un mancato rispetto delle regole. Cosa ne pensi? Certo, è tutto vero, dipende sempre dal punto di vista. Bisogna capire se le regole vengono invocate per mettersi a servizio delle persone e della loro dignità, o se le regole vengono invocate per diventare dei grimaldelli con cui picchiare le persone, soprattutto quelle più indifese e più povere. Certo che c'è una questione di regole e di regole da rispettare e da far rispettare. Certo che c'è un problema di disagio e di povertà, ma il punto è lo sguardo che si vuole assumere per costruire regole, per farle rispettare e per sostenere i poveri e la povertà. Lo sguardo deve essere quello di chi costruisce diritti, costruisce giustizia, e non si ferma quindi soltanto all'assistenza e all'assistenzialismo. Allora la generosità di chi ha costruito assistenza e prossimità oggi invoca